Però questa modifica della figura di interferenza non si verificava mai, come si vede anche dall'applet virtuale, al passare dei mesi la figura di interferenza rimane fissa, anche se il vento d'etere cambia continuamente direzione. Questo risultato negativo dell'esperimento di Michelson e Morley, inatteso, portò a fare diverse ipotesi sul perché non si riscontrava il vento d'etere. Un'ipotesi fu che nel suo moto intorno al Sole la Terra trascinava con sé l'etere, perciò sulla superficie terrestre l'etere sembrava fermo, perché trascinato dal moto della Terra, ma questo era in contraddizione con l'aberrazione stellare che invece non mostrava questo effetto di trascinamento. Un'altra ipotesi fu la contrazione di Lorentz e Fitzgerald, che immaginarono che nella direzione del vento d'etere il braccio che si trovava in direzione parallela veniva contratto. Qui è il braccio 1 che viene contratto, quello verde, e qui è il braccio 2. Quindi il braccio veniva accorciato per colpa della pressione che il vento d'etere faceva sull'apparecchio. Ma alla fine tutte queste ipotesi ad hoc diventano superflue se uno immagina che l'etere proprio non esista, cioè lo rimuove completamente, abbracciando i postulati della teoria della relatività ristretta di Einstein, secondo cui l'etere non esiste e lo spazio è completamente vuoto.